Mentre prima avevamo un muro di gomma che era Gentilone, a cui abbiamo scritto come 97 sindaci del Salento e da cui non abbiamo mai ricevuto né un tweet né un telegramma di risposta, oppure c'era lo scontro come il presidente Renzi che ci liquidò in 30 secondi dicendo che è un tubicino e dovevamo stare zitti, al ministro Conte con cui abbiamo parlato a 2 mesi dalla sua nomina, 1 ora e mezzo, e che ha promesso di approfondire tutte le criticità che noi abbiamo sottolineato ed evidenziato. Lei che si trova proprio lì, a lei come sembra la situazione? Alla fine si farà, non si farà? Come guarda, procede? La situazione in questo momento secondo me è stand-by. Ci sono questi accordi internazionali che non sono specifici, non sono dei contratti con delle penali o dei risarcimenti danni, e ci potrebbe essere una situazione di sospensione, di blocco e di riflessione.